Ciao ragazzi, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per darvi alcuni consigli su un aspetto fondamentale quando si parla di video e che purtroppo spesso e volentieri viene un po' sottovalutato. Sto parlando dell'audio. Questa cosa me l'hanno sempre detta, puoi realizzare un video esteticamente bellissimo. Ma se hai un audio scadente, praticamente il lavoro è buttato via. Sarebbe meglio, nel caso tu avessi un video di scarsa qualità, avere un audio buono. Questo potrebbe veramente salvarti il lavoro. Questo perché con l'audio riusciamo a seguire una storia, ascoltando i dialoghi, sentendo i suoni, eccetera, eccetera. Se avessimo solamente delle immagini e un audio di scarsa qualità, questo sarebbe quasi impossibile. Un audio di bassa qualità risulta essere davvero fastidioso. Per cui cerchiamo di curarlo al meglio. Ecco qualche pratico consiglio. Innanzitutto, se non disponi di un microfono esterno, beh, vallo subito a comprare, insieme ad esso magari un registratore esterno. In questo modo la componente audio sarà staccata da quella video e vi si potrà dedicare una persona apposita. Per iniziare, una buona combinazione è il video mic o video mic Rode. Mezzo fucile insieme allo Zoom H2, una combinazione che ho utilizzato per molti anni. Adesso sono passato, come potete vedere, allo Zoom H4N Pro. Per quanto riguarda invece il microfono integrato delle Reflex o delle mirrorless, lasciatelo perdere, utilizzatelo al massimo come backup in casi di estrema necessità, anche se devo dire che quello della GH4 tutto sommato non è malaccio, eh. Il microfono, quando registriamo un dialogo, va tenuto il più possibile vicino al soggetto. Più vicino è, migliore sarà la qualità dell'audio. Puoi tenerlo sia al di sopra del soggetto, sia al di sotto, ma la posizione ideale è quella al di sopra del soggetto, perché in questo modo il microfono cattura al meglio le onde sonore. La persona che si occupa della registrazione dell'audio dovrebbe indossare delle cuffie di buona qualità, per valutare la qualità del suono e sentire eventuali interferenze, come ad esempio aerei e ambulanze, che credetemi, se avete realizzato dei video all'aperto con registrazione audio necessaria, possono creare degli enormi problemi. Per le interviste, valuta l'utilizzo di un microfono lavalier, come questo, che ti permette di registrare il suono molto vicino al soggetto, senza peraltro dover rimanere tutto il tempo con il boom, l'asta che sorregge il microfono, tenuta in alto sopra il soggetto. Questo che sto utilizzando io è con il filo, però ne ho due wireless che funzionano molto bene e sono eccellenti soprattutto per le riprese in esterna. Quando stai scegliendo le location per il tuo video, fai delle prove audio. Io una volta dovevo girare una scena di un cortometraggio in un salone enorme. Ero alle prime armi e non avevo assolutamente tenuto conto dell'audio. Il giorno delle riprese è stato terribile scoprire quanto rimbombava l'audio in quella sala gigantesca. Per ovviare a questo problema, decisi di tenere il microfono vicinissimo ai soggetti e farli parlare molto più piano di quanto non avrebbero dovuto, per evitare l'effetto eco. E alla fine più o meno me la sono cavata. Se stai utilizzando il boom con il microfono mezzo fucile attaccato in cima, ricordati di legare il cavo audio che esce dal microfono all'asta, perché altrimenti potrebbe toccarla ripetutamente e causare delle fastidiose interferenze. Bene ragazzi, questi erano alcuni rapidi consigli per migliorare la qualità audio dei vostri video. Ricordatevi perciò che l'audio è fondamentale, per cui curatelo, curatelo e curatelo. Io spero che questi consigli possano esservi stati utili e io vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, mi raccomando. Ciao a tutti!